Undicesima edizione, sì, effettivamente sono ancora qui. Altre due giornate meravigliose, questa volta al Quattro Fontane, perché la giuria di varietà cresce sempre di più, eravamo più di 200, e la qualità dei corti aumenta. Cambiano le categorie, le sezioni particolari, e questo ci fa capire anche un po' come sta cambiando l'Italia e l'Europa. Sono contentissima di avere di nuovo un grande parterre di ospiti, di persone nel cinema, del teatro, della musica e della televisione che hanno saputo abbattere le barriere della diversità. Non voglio assolutamente, diciamo così, lusingare tanto, ma il merito è anche vostro, di Rai Cinema Channel, che ci siete stati tanto ma tanto vicini, perché avete scommesso insieme a noi sul valore della qualità del prodotto del cortometraggio e soprattutto i contenuti che i cortometraggi riescono, tra virgolette, a rappresentare in brevità, ma con un'intensità forte che forse il lungometraggio non riesce. Devo dire, ci sono moltissime novità, moltissimi artisti nuovi, registi che diverranno molto famosi data la qualità dei lavori che hanno presentato. E sono felice perché mi piace questo evento che promuove i giovani, che dà la possibilità a nuovi talenti di raccontare questo grande tema che è la diversità, e noi invece attori che lo raccontiamo attraverso il nostro corpo, la nostra fisicità. E quindi io sono onorata di essere qui. Io credo che in generale la parola diverso sia accostata all'uomo, perché alla razza umana intendo, uomo-donna, perché ognuno di noi ha una propria diversità, siamo diversi l'uno dall'altro, se no saremmo robot. Cosa è realmente diverso? Questo è l'interrogativo. Diverso è tutto, nel senso che grazie a Dio il mondo è fatto da tante diversità, ognuno impara dalla diversità dell'altro. Poi ancora oggi nel 2018 c'è chi lo vede in maniera negativa, ma quello è il problema suo. Se c'è una cosa che ci accomuna tutti è la diversità, e questa diversità, nella misura in cui non viene censurata, ma in cui viene, non dico esaltata, ma nel momento in cui gli butti una luce addosso, diventa una risorsa. Quindi la diversità è una risorsa, essere anormali è una risorsa. La vita non è normale, la vita è tutto tranne che normale, la vita è difettosa, è imperfetta, per cui noi siamo esseri umani totalmente imperfetti, solo che alcuni lo mostrano di più. Bisogna raccontare la vita come, così come ci viene proposta agli occhi nostri. L'arte, diciamo in questo caso il cinema, ha il dovere di raccontare la vita, il nostro tempo e le sensazioni e i rapporti fra le persone. Poi quando sono manifestazioni così belle, dove sono stato accolto con un bel sorriso e mi hanno subito offerto un bicchiere di vino, quindi sono proprio contento.